Il falco Chlorus è la pozione magica per la sua creatrice, Chiara, dichiara Taioli. Tin, tin, tin. Suonò la campanella nel nido del falco Chlorus sulla pianta di alloro. Eh no, stavolta se lei, Cicogna Giorgi, non l'accetto, qualsiasi cucciolo, insetto, predatore, uccello sia. Non ne voglio altri animali da compagnia o da accudire sino al ritrovamento della famiglia di origine. Eh no, il falco borbottava accalorato mentre era alle prese con una pozione dinanzi al camino. Era notte nel bosco solitario in cui si trovava la pianta di alloro. Fuori dal nido, la temperatura fredda della stagione invernale era un forte deterrente persino per le cicogne. Si meravigliò che potesse essere la cicogna Giorgi, che si lamentava di ogni cosa. Falco Chlorus, chi è? Chi ha suonato la campanella? È arrivato un regalo per me? È Babbo Natale? Chiese la coccinella, che si librò in aria dalla cesta, facendo svolazzare i fili di paglia per il nido. Era eccitata e sperava che fosse Babbo Natale con un dono per lei, anche se era in anticipo rispetto al Natale. Coccinella, devi dormire, torna al caldo sotto la paglia. Non hai sentito che un tintinnio? Non c'è nessuno, non deve essere nessuno, rispose il falco che non voleva essere distolto dalla pozione. Va bene, falco. La coccinella, che aveva gli occhi piccoli dal sonno, si accucciò sotto la paglia. Rimase sveglia ad occhi chiusi. Tin, 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 tin. La campanella risuonò melodicamente, come una dolce nanna, il che incuriosì il falco Chlorus. La cicogna Giorgi non aveva delicatezza e nemmeno un orecchio avvezzo ai suoni melodici. È come se fosse entrata nel nido una melodia familiare in cui si riconosceva. Si decise ad aprire la porta. Infatti non era la cicogna Giorgi e nemmeno una presenza indesiderata, bensì del tutto inaspettata, che gli creò un poco di imbarazzo. Se avessi saputo che era lei, le avrei preparato un'accoglienza festosa ed una cena come le si conviene. Il falco rimase piacevolmente stupito. Aveva maniere eleganti con le femmine che gli erano state trasmesse dalla madre. Prego, si accomodi. Le fece segno di entrare nel nido. Come vede, ho indosso il mantello viola, sto facendo il mago delle pozioni. La coccinella rimase impaziente dentro la cesta, sforzandosi di tenere gli occhi chiusi. Aspettava che fosse il falco a dirle di potersi svegliare. Salve, falco Chlorus, sono... Stava per presentarsi, quando il falco l'anticipò e mise le ali in avanti. No, Chiara, non si deve presentare, so già tutto. Oh, mi auguro che le abbia fatto piacere la mia visita, rispose Chiara, composta e intimidita di fronte al falco Chlorus, fantastico in piume ed ossa. Entri pure come se fosse il suo nido e mi dia il tempo di togliermi il mantello, disse il falco, che pareva non disturbato dalla presenza di Chiara, anzi quasi lusingato, seppure cercava di non darla a vedere. I miei occhi non stanno chiusi, si aprono. La coccinella combatteva da sola per tenerli chiusi. Se sbircio, non se ne accorge. Dall'interno della collinetta di paglia aprì uno spiraglio minuscolo. No, non può essere. Non l'ho mai vista. Sto sognando. La coccinella era meravigliata. Era la prima volta che nel nido entrava una persona umana, una donna. Sentiva che c'era qualcosa in lei che l'attirava, che la richiamava. Il falco Chlorus non fa entrare gli esseri umani nel nido, vuole meno animali e compagnia possibile. Ma lei chi è? Falco Chlorus, sono passata di qui per chiederle una pozione per me. Se può ritagliarsi tempo per farmene una, e lei la coccinella potrete. La voce di Chiara fu rotta dall'emozione. Potreste essere letti e conosciuti dai bambini di tutto il mondo. Ho scritto che le pozioni che crea sono magiche.
Chiara, meravigliata, era entrata nel vivo del nido, come lo aveva descritto nelle sue favole. Ne osservò con grande interesse e stupore ogni angolo. Sì, lo so cosa fa lei, la ringrazio. Mi ha lusingato scrivendo di me e della Coccinella nelle sue favole. Ma sa, io non ambisco ad essere famoso. Sono un falco che crea pozioni e la fama mi porterebbe scompiglio. Disse sinceramente il falco senza urtare la sensibilità di Chiara. Falco Clarus! La Coccinella saltò fuori dalla cesta e con lei i fili di paglia caddero come una pioggia di coriandoli. Siamo scritti nelle favole! Che bello, Falco Clarus! Siamo famosi, siamo famosi! Ci conoscono tutti i bambini! La Coccinella vibrava dall'eccitazione. Non riusciva a contenersi e svolazzava come un aeroplano per il nido. Non gliel'aveva detto? Chiese Chiara stupita. Non ancora, rispose il falco. Coccinella, calmati, sta buona. La prese tra le ali e la quietò. Lei è Chiara, fa la scrittrice di favole, e tra queste favole ci sono anche le nostre avventure. Tu ed io siamo tra i protagonisti della Riviera dei Colori. Non ti ho mai detto niente perché ancora non sono famose le favole, non volevo che ci rimanessi male. Mentre lo disse, Chiara abbassò appena appena lo sguardo. Oh, Chiara. La Coccinella le volò sulla spalla. Che bello! Io sono la protagonista delle tue favole. Il Falco Clarus ti fa una pozione per renderle famose. Vero, Falco Clarus? L'entusiasmo della Coccinella era contagioso e Chiara fece un sorriso. Coccinella, non è mica così semplice. Tu pensi che io abbia la bacchetta magica? Sbottò il Falco. Sì, Falco, tu fai il mago! La Coccinella prese il segnalibro d'argento, la lunga bacchetta con un indice puntato all'estremità, l'indice argentato, e lo portò al falco. Sta buona, Coccinella, non lo devi prendere, non devi assolutamente, è sacro. Il falco le tolse dalle zampette il segnalibro e lo ripose accuratamente sul libro della ricerca, facendogli una sorta di carezza, tanto era la cura e il rispetto che ne aveva. Grazie Coccinella, sei davvero tanto graziosa e mi hai tirato sul morale. Chiara sorrise teneramente con gli occhi e la Coccinella le diede un bacino sulla guancia. Va bene, avete già fatto amicizia. Il falco andò all'armadietto e prese degli ingredienti in una boccetta vuota. Adesso fai il mago. La Coccinella sussurrò all'orecchio di Chiara, posandosi sulla sua spalla. Volevo osservare il falco mentre creava la pozione. Chiara era rimasta in piedi a 2 passi dall'uscio del nido. Era stata indecisa sino all'ultimo momento se andare dal falco, ed ora che si trovava lì sentiva che aveva fatto la scelta migliore. Viveva direttamente dentro la favola che aveva scritto. Il falco aveva messo da parte la pozione della felicità. Tutti quanti sapevano quanto fosse importante per lui che tutto conosceva tranne la pozione della felicità, per creare la pozione che rendesse famose le sue favole. La Coccinella era contentissima di essere la protagonista delle favole e voleva essere conosciuta da tutti i bambini del mondo. Sì, aveva fatto bene, perché voleva che i bambini di tutto il mondo conoscessero il Falco Clarus e la Coccinella. Quanto strana e bizzarra fosse la vita che le aveva fatto incontrare e vivere come il papà e la sua cucciola, un rapace adulto, solitario, chiuso, con una coccinella, una cucciola vivace ed affettuosa. Chiara non sarebbe entrata nella favola se davvero non ci credeva. Ed ora il falco mise tutto il suo sapere per creare una pozione per lei. Chiara, ce l'hai la fede? La Coccinella l'ha presa alla sprovvista. Non aveva capito che non era un ingrediente materiale. La fede? Chiese Chiara stupita della domanda. Il Falco Clorus mi ha detto che senza di quella non funziona niente, neanche le sue pozioni magiche. Le spiegò con il piglio da sapiente che assumeva il falco quando le dava insegnamenti. Coccinella, hai detto una cosa saggia. Intervenne il Falco Clorus, che stava inserendo nel pentolino un altro ingrediente.
Dava loro le spalle per coprire quello che stava facendo. La fede, Chiara, è fondamentale, è l'ingrediente per ogni cosa nella vita, ogni cosa. Senza la fede nulla si realizza, nulla si ottiene, nulla, nemmeno con le mie pozioni magiche. Chiara era pensierosa. Se non ce l'hai, te la dà il falco. Lui aiuta sempre tutti. La Coccinella parlò ingenuamente, non si arrendeva mai. Ma Coccinella, le riprese il falco, no, no che non ce l'ho. Il falco era impegnato nella pozione, con un orecchio seguiva i discorsi tra la Coccinella e Chiara. Falcoclorus, allora le favole di Chiara non diventano famose. Noi non saremo lette dai bambini di tutto il mondo. La Coccinella si intristì, si morse il labbro e gli occhi si inumidirono. Oh, Coccinella! Chiara la prese dalla spalla e l'adagiò su una mano, mentre con l'altra le accarezzò delicatamente la guancia, come a disegnarle dei petali. Vedere la Coccinella triste le fece scattare dentro il petto il desiderio di farla felice. Sì, Coccinella, sarai letta, e no, anzi, le favole con te e il falco saranno famose e lette dai bambini di tutto il mondo, te lo prometto. Chiara fece tornare il sorriso alla Coccinella, a cui brillarono gli occhi dalla contentezza. Che bello, Falcoclorus, ci conosceranno tutti i bambini! La Coccinella, euforica, sfrecciò in volo per il nido. Ecco appunto, Coccinella. Proprio perché ti conosceranno tutti i bambini del mondo, devi ascoltarmi, non distrarmi quando faccio le pozioni. Non fare sempre di testa tua, la riprese il falco. In un certo modo stava dicendo che gli faceva piacere essere letto in tutto il mondo, ma non l'avrebbe mai ammesso, non esprimeva i suoi pensieri. Va bene, falco. La Coccinella smise di volare e tornò da Chiara. Ma se faccio qualcosa di sbagliato, puoi non scriverlo? Le chiese all'orecchio. Chiara sorrise a bocca chiusa e le fece l'occhiolino. Coccinella, non si parla alle orecchie. Il falco era girato di spalle e comunque la teneva d'occhio. Scusa, Falcoclorus. È che non voglio che i bambini sappiano che faccio cose sbagliate. Si giustificò confusa, guardando in basso. No, Coccinella, tu piacerai tantissimo, anzi, come lo dici tu, sarai tantissimo letta, la confortò Chiara. Intanto il Falcoclorus aveva quasi terminato la pozione e un dolce profumo di castagne si diffuse nel nido. Falcoclorus, sa di castagne, disse la Coccinella, annusando l'odore che proveniva dal pentolino. Chiedi se alla scrittrice Chiara piacciono le castagne, le disse il falco con fare ironico. La Coccinella volò sulla mano di Chiara, non avendo nulla da nascondere stavolta. Ti piacciono le castagne? Le ripeté le parole del falco. Oh sì, tantissimo. Sono dei miei frutti preferiti. Ma Falcoclorus, come fa a saperlo? Gli chiese Chiara stranita. Il Falcoclorus sa tutto. La Coccinella volò vicino al falco, orgogliosa di lui. Poi ritornò all'orecchio di Chiara. Però non riesce a creare la pozione della felicità. Ma non glielo devi dire, altrimenti diventa triste e si arrabbia. Coccinella, te l'ho detto prima, non si parla all'orecchio. Chiara non ha importanza, come faccio a saperlo. Venga a sedere e sorseggi la pozione. Inizierà a fare effetto immediatamente. Poi se la tenga per le prossime favole. Funziona anche per le favole in cui non ci siamo io e la Coccinella. Il falco versò parte del contenuto della pozione in una ciotola e la parte rimanente dentro una boccetta di vetro scuro che chiuse con un tappo. Grazie, Falcoclorus, grazie. Furono le parole che Chiara disse con il cuore palpitante e la beve immediatamente, come se non desiderasse altro. La Coccinella la guardava, aspettando una reazione fisica. Falcoclorus, non succede niente, notò la Coccinella. Coccinella, ci vuole fede.
Chiara adesso ne avrà tanta da farsi diventare famosa. Il falco era sicuro dell'effetto della pozione e torse mantello viola. Oh Falco, grazie, anche tu sarai famoso. La coccinella lo abbracciò stretto al collo. Io no, io voglio solo occuparmi delle pozioni e chissà se troverai la tua famiglia nelle prossime favole, aggiunse il falco distaccato e borbottante. Ma io, Falco, voglio stare con te. La coccinella si rattristò. Per lei il falco era la sua famiglia. Allora, Chiara, io non voglio essere famosa, no? E nemmeno il falco deve essere famoso. Io voglio stare con lui. Chiara aveva finito di bere la pozione e non avvertì alcun cambiamento. Coccinella, non lo so cosa potrà accadere quando diventerai famosa. Se troverai la tua famiglia di origine, poi ne avrai due, vero Falco Chlorus? In effetti, si sentiva più fiduciosa e positiva. Cercò l'appoggio nel falco perché la coccinella gli era tanto affezionata e non voleva rattristarla. Chissà, Chiara, chissà. Non so dirle cosa ci riserva il futuro, non sono un mago. Il Falco Chlorus riprese il tono serio, cauto e disincantato. In fondo agli occhi gli si leggeva il timore di distaccarsi dalla coccinella e lui credeva che per lei fosse meglio ritrovare la vera famiglia. Chiara non gli chiese nulla e la coccinella non era più sicura di voler essere famosa. Nel nido si ruppe l'atmosfera di entusiasmo e di ottimismo che l'arrivo della scrittrice aveva suscitato. Chiara, ma come fai a scrivere le storie di me e del falco se non vive con noi? Chiese la coccinella, pensandoci su. Ma coccinella, una scrittrice di favole non ne ha bisogno. Chiara entra nel mondo della fantasia. Il falco lo disse senza enfasi, come se fosse un'ovvietà che tutti sanno, non solamente lui che tutto conosce, tranne la pozione della felicità. Io e te siamo nel mondo della fantasia? La coccinella non era convinta. Beh, già, ribatté il falco. A questo posso risponderti io, coccinella, intervenne Chiara, che era stata in silenzio fino a quel momento. C'è un mondo oltre a quello reale, che è quello in cui vivo io, che è il mondo della fantasia, e solamente chi ci crede può entrarci. Io ci vado sin da quando ero piccola, più o meno come te. Non l'ho mai detto a nessuno e nessuno l'ha mai scoperto. Poi quando sono cresciuta, come il falco? Chiese curiosa la coccinella. Sì. Su per giù come il falco, sorrise Chiara. Ho conosciuto prima il falco Chlorus e poi te, e da lì ogni vostra avventura che ho scritto nelle mie favole. Oh, tu sei una maghessa! Disse estasiata la coccinella. Chiara se la rise di gusto. Una maghessa! Non ho il mantello viola e non faccio le magie. Scrivo favole magiche e voglio che le leggano i bimbi di tutto il mondo, e magari di altri mondi. Chiara buttò un'occhiata fiduciosa alla boccetta contenente la pozione che il falco aveva creato per lei. Coccinella, è tardi, è ora di andare a dormire. Saluta Chiara, disse il falco. Chiara, ritorni a trovarci, vero? Mi stai simpatica? Certo, Coccinella, anche tu sei simpatica e metti il buon umore. Fai spuntare il sorriso e la spensieratezza. Sei una delle protagoniste preferite delle mie favole. E disse Chiara a cuore aperto. Falco Chlorus ha detto che sono una delle preferite. Svolazzò intorno al nido e non riusciva a stare seduta sul tavolo. Sì, coccinella, sei contenta? Lo vedo. Il falco era emozionato a vedere tanta felicità nella coccinella. Anch'io vorrei essere felice come te, aggiunse a bassa voce. Lo sarai, Falco Chlorus, gli bisbigliò Chiara, che lo aveva sentito. Il falco rimase fermo, solo gli uscì un sospiro amaro. Chiara, me lo prometti che ritorni? La coccinella si posò sul tavolo e porse il mignolo a Chiara che lo intrecciò al suo. Te lo prometto, coccinella. Ti prometto che ritorno e ti renderò famosa per tutti i bambini del mondo. Chiara si sentì più fiduciosa e più determinata per aver preso l'impegno con la coccinella. A dormire. Il falco la sistemò dentro la cesta. Falco Chlorus,
Tu rimani per sempre con me, vero? Gli chiese la coccinella. Dormi ora. Il falco la coprì con la paglia e poi ritornò da Chiara, che era sull'uscio del nido. Falco Chlorus, grazie, ne avevo bisogno. Lo ringraziò sentitamente, stringendo la boccetta. Non mi deve ringraziare, ma ricordi che la coccinella ha detto bene, ci vuole fede. Non basta la pozione da sola. Scriva le favole, ci metta fede e beva la pozione, si raccomandò il falco. Grazie davvero, dal profondo del mio cuore. Nessuno mai come lei crede nelle mie favole. Le auguro di trovare la felicità. Chiara d'istinto guardò la coccinella, che dormiva beata. Buon rientro nel mondo della realtà e non scriva dove si trova la pianta di alloro. O mi vedrò arrivare una fila lunghissima di persone che chiederanno le pozioni per risolvere i loro problemi, mentre io aiuto a realizzare i desideri. Il falco aveva un animo romantico e sentimentale, ma lo teneva nascosto, forse aveva sofferto tanto. Grazie, me ne ricorderò. Scriverò di questa storia e quando le mie favole saranno famose tornerò a trovarvi. L'ho promesso. Di nuovo il suo sguardo si posò sulla coccinella. Fede, fu l'ultima parola con cui il falco Chlorus salutò Chiara, che piena di fiducia, con la boccetta della pozione tra le mani, ripartì per il mondo della realtà. Non ci resta che scoprire se le favole della scrittrice Chiara saranno famose e con loro la coccinella ed il falco Chlorus. Buonanotte a tutti i bambini del mondo, dalla creatrice, la scrittrice Chiara. Ciao a tutti.